Ciao, buonasera. Vi aspetto. Intanto faccio pulizie perché il piano è sporco, perché ci ho lavorato un po' tutto il pomeriggio per un paio di cosine a cui sto lavoricchiando, ma che non vi posso ancora far vedere. Allora, buonasera. Vediamo un po', vi racconto che cosa facciamo. Voilà. Ok, più o meno sembra quasi pulito, facciamo finta. Ok, buonasera. Io intanto mi prendo ancora un inchiostro che mi serve. Voilà. Sarà un po' un video di bla bla questo, quindi siate preparati. Buonasera, oggi fa freddo e oggi non è proprio una bella giornata. Eccoci qua, ciao. Perfetto, io intanto apro i brilli gel che ci serviranno. Questi qua sono la zucca stregata, io ho l'etichetta inglese, Tommaso mi ha mandato questa. Voilà. Eccoci, questo è uno stencil di Tommy Art, che per questo periodo è perfetto. E questa base sarà la mattatura. Sì, Enrica, vero da tanto, io te che non ci sentiamo. Poi ho visto una notifica, ti rispondo dopo, parola. Userò questo timbro qua. Allora, intanto che spatolo, vi racconto. Dicevo che oggi non è proprio una bella giornata. Qualcuno di voi avrà sicuramente letto cosa è successo al Gattile di Rho. Ora, non è una buona giornata, tante volte ci sono cose che mi colpiscono più di altre. Purtroppo è andato a fuoco il Gattile di Rho e sono morti tutti i gatti che c'erano dentro, un centinaio. Quindi, non è una bella giornata, ma nella vita delle persone normali che non sono Brooke Forester capitano anche queste brutte giornate con brutti pensieri. Voi direte: non è morto nessuno, lo so, però. Io mi dispiaccio quando pesto la coda ai miei amici, figuriamoci quando sento una cosa del genere. Quindi, compensiamo una brutta cosa con un pensiero gentile, con un'azione gentile. Il gattile ha chiaramente bisogno di aiuto. Cosa possiamo fare? Possiamo donare. Se cercate su Facebook trovate i link con tutti i dati per poter effettuare la donazione, un bonifico. Per ora si tratta di dover ricostruire tutto, poi piano piano avranno bisogno probabilmente di altro. Quindi io oggi non mi compro un paio di scarpe e faccio questa donazione qua. Se qualcuno vuole farla con me, ben felici, poi vi metto il link. Voilà. E intanto che chiacchiero di questa cosa, volevo fare una card. Non so se sia stato, non ho letto, vi dico la verità, non so se sia stato un incendio doloso. Mi dite che è stato doloso? Mamma mia, che tristezza. Non ho approfondito questa questione. Alla fine dei conti ha poca importanza. Però. Un piccolo bonifico, sì, esatto. Basta anche solo, non lo so, 5 euro a testa. E diamo già un bel contributo. È andato a fuoco il gattile a Rho e purtroppo tutti i gatti che erano nelle gabbie purtroppo sono morti, un centinaio. Da mamma di Mici Pelosi la cosa mi ha lasciato di sale. Voilà. E quindi oggi lavoriamo su questo. Queste qui sono le zucche con i brilli gel che lasciamo asciugare e metto qua. Adesso puliamo questo stencil. Sì, poveri amici, non oso pensare. Vabbè. Spero che non sia stato doloso, però non lo sappiamo. Allora, se qualcuno volesse, basta che digitiate su Facebook, su internet Gattile di Rho e vedrete che vi appaiono tutti i post di richiesta di collaborazione. L'hai dato per scontato? Ah, non lo so, spero di no. Boh. Allora, puliamo qui e proviamo a lavorare. Guardate che bella pure lo Scottex qua. Allora, finché asciughi ti direi che un 20 minuti,
Non ne ho fatto uno strato troppo spesso, quindi 20 minuti dovrebbe essere a posto. Puliamo solo qua perché sennò i birilli gel, nel momento in cui si asciugano, vi fanno praticamente una crosta sullo stencil e non riuscite più ad utilizzarlo. Voilà. Sì, esatto, Chiara. Voilà. Adesso sono in fase Cullen. Allora, puliamo qui. E diamo una pulita ancora qui sopra. Così almeno posso lavorare. Voilà. Ok. Allora, poi vi posterò il link con tutti i dati per poter, se volete, fare una piccola donazione. Basta poco. Ci oggi rinuncio a un paio di scarpe, magari oggi compratevi una fustella in meno, comprate un timbro in meno, comprate un pad di carta in meno e aiutiamo questo gattile. Insomma, i miei gatti arrivano, sono tutti randagi, quindi mi fa sempre un po' specie pensare a queste cose qua. Allora, prendiamo. Voilà. Questo timbro qui è un timbro della Newton Snook. Credo che sia nuovo, non l'avevo visto gli anni precedenti, però mi sembra adatto. Tanti gatti con tante zucche. Lo timbriamo qui e lo timbriamo anche su una carta pattern d'arancio che ho preso, adesso poi ve la faccio vedere, perché vorrei ricavare qualche zucca ritagliata per fare un pochino di paper piecing. Allora, prendiamo intanto il timbro. Poi vediamo il sentiment. Il timbro, voilà, lo timbro su carta Canson. Non che io abbia grandi doti da acquerellista, però almeno è più facile giocarci anche per me, che non sono particolarmente brava. Voilà. Opla. Timbriamo bene. Ripassiamo. Ancora un briciolino qui. Questo qui è il Pinecone. Voilà, perfetto. Poi decidiamo per quanto riguarda il sentiment, ma mi riservo di farlo dopo. Adesso prendo la carta che vorrei usare per fare un po' di paper piecing, che è questo foglio di una vecchissima collezione di Echo Park, The Story of Fall. È forse una delle prime che ho avuto in negozio. E ha questo bellissimo arancio qui, quindi adesso ne taglio un pezzettino e ci timbro sopra, così posso ritagliarmi qualche zucchetta. Voilà, tagliamo una striscia da 10, facciamola, ok, così la mettiamo qua. Questa calamita qui tanto regge tranquillamente. Voilà, perfetto. Benissimo, ritimbriamo. Io vado poi a ritagliarmi le zucche, magari do ancora una passata. Voilà, puliamo il timbro che tendenzialmente direi che adesso non ci serve più. Si fa una card a tema amici. Francesca, non so se hai visto quello cosa è successo al gattile di Rho, ma oggi mi sembrava il caso di fare una cosa del genere, oltre che di fare una donazione al gattile per ricominciare. Voilà. Ecco qui. Allora, prendiamo il nostro timbro. Intanto i brilli gel si stanno asciugando. Questa calamita la mettiamo qui, che sennò me la perdo. Queste cose le appoggiamo sulla sedia, anche la taglierina la appoggiamo sulla sedia. Allora, dunque, alcune delle zucche le ritaglierò.
alcune qua e là, non tutte, quindi qualcuna di queste dovrò anche colorarle. Ho provato prima a colorare un altro disegno, ma il colore che avevo per la zucca non mi piaceva particolarmente, l'arancio che avevo, quindi adesso vorrei provare a crearne uno mescolando due colori. Sapete che con i Tombow si può semplicemente fare questa cosa qui e vediamo. Mi sono dimenticata il bicchierino con l'acqua, aspettate che lo prendo. Voilà, ce l'avevo già da prima. Facciamo finta di essere brave a colorare, di fare una prova a colore. Potrebbe quasi andare. Sì, ci potrebbe quasi piacere. Allora, potrei dare un po' di colore con questo su alcune zucche, facciamo una prova, e poi usare quel colore lì, il mix di quei colori lì per rifinire. Vediamo. Facciamo una prova. Po' più di arancio e lo peschiamo da qui. Ok, io ho scelto poi un cartoncino molto scuro come base su cui ho messo i brilli gel. Voilà, non è male, ma secondo me possiamo andarci un po' di più con l'arancio. Quindi in realtà potrei fare il contrario, mettere l'arancio e poi sfumarlo con il marrone, vediamo. Facciamo delle prove. Queste zucche saranno tutte diverse, ma piuttosto quelle che non ci piacciono le copriamo. Le copriamo col paper piecing. E questo arancio qua è chiaro alla fine. Forse ho preso l'arancio. Aspettate che ne prendo ancora uno. Questo qui è il 905, che mi sa che è il più scuro come arancio. Sì. 905 sto guardando adesso. Aspettate. Forse sono sbagliato colore. Proviamo con questo. Questo secondo me è la morte sua. Proviamo. Yes. Quindi l'885. Facciamo una prova su questa zucca qua. Sapete che io non sono esattamente portata per la colorazione, ma voilà. E lo sciolgo, non ho grandi pretese, quindi mi va bene proprio solo buttare un po' di colore in giro. E con i Tombow anche chi è come me può colorare abbastanza dignitosamente. Ci prenderei comunque un po' di questo colore qua per dargli questo colore un pochino più, voilà, un pochino più marroncino. Voilà. Allora, facciamo così. Questo timbro è un timbro della Newton's Nook. Voilà. Mi sembrava adatto oggi. Ok, quindi procediamo con questo. Magari anche un po' meno. E le zucche che non mi piacciono, poi le copro con il paper piecing. Mi sembra una strategia ottimale. Voilà. Devo solo stare attenta perché questi colori appartengono alla gamma del male, ovvero dei rossi. Quindi non sono facilissimi da controllare, specie per chi come me non è proprio bravissimo. Voilà. Poi sono tantissime le zucche. Vabbè, diventerò bravissima quindi alla fine.
Iniziamo a fare queste, che mi sembra già un'impresa. E prendiamo anche un po' di marrone insieme all'acqua. Così viene questo colore un po' più caldo. Poi andiamo a prendere proprio un po' di marrone da solo e lo scuriamo, ma adesso sciogliamo tutto così. Il rosso, perché appena lo tocchi si spande dappertutto, come il nero, è molto poco controllabile ed è una pigmentazione fortissima. Quindi in realtà se non lo sai controllare bene è un disastro. Per me di solito è un disastro. Giriamo così. Ok, poi quelle brave sono bravissime a controllare anche il rosso. Per me è un dramma. Voilà. Le coloro velocemente e poi vado ad aggiungerci un po' di marrone, magari dopo, quando si è un po' asciugata anche la carta, così magari faccio meno danno. Opla. Perfetto, poi andiamo avanti qui. Questa sarà la parte più lunga perché poi in realtà la card è subito fatta. Una volta che abbiamo il timbro e lo sfondo intanto si sarà asciugato perché i brilli gel dovrebbero, se non si sono asciugati, li asciughiamo con un pochino di, li aiutiamo con l'embosser. Così. Finiamo qua. Voilà. Ok. Sono molto rosse, adesso provo. Anzi, magari con un marrone addirittura un pochino più scuro. Questo. Potrei solo provare anche con un altro, ma vediamo. Ok, rendiamo questa colorazione un pochino più marroncina. Ci passo proprio solo sopra le ombre a me. Questo sito, sì, questo timbro c'è sul sito, assolutamente, si chiama... mi è caduto di tutto. Newton's Pumpkin Patch. Allora, diamo questo tono un po' più arancio. In realtà forse potevo andare anche un po' più decisa con il marrone e usarne uno un po' più scuro. Facciamo una prova, questo qua, per esempio. Tac. Mescoliamo tutto. Voilà, sì. Allora, per me è sempre un problema dosare l'acqua, quindi
Adesso ci passo su così e non lo tocco più. Voilà. Ok. Voilà. Via. Ora, no, non è vero, non ho finito. Mi mancano queste. Ok. Troppo. Lo spando. Voilà. Ok. Voilà. E queste le lascio così. Sono un po' troppo rossicce, ma non importa. Andiamo avanti a fare le altre. Con questo qua. Anche se... Boh. Stavo guardando che forse sarebbe stato più furbo prendere questo. Adesso faccio una prova. E se mi piace le rifaccio. Le ritimbro. Quindi sperate che non mi piaccia, perché altrimenti... Voilà, vediamo com'è questo qua. È tanto chiaro, però forse va meglio, cosa ne dite? Beh sì, è più zucca questo qua. Lo rifacciamo. Giriamo. Voilà. Mi piace di più. Voilà. Facciamo così. La ristampiamo un secondo, tanto ci va un attimo, per come coloro io poi non abbiamo perso tantissimo tempo in realtà. Tac, ok. Basta, veloce. Così. E prendiamo quell'arancio lì che abbiamo detto, questo qui è il 933. Allora, partiamo dall'alto adesso. Voilà. Così. Questo è un sedere di un gatto, quindi non lo coloro. Ok. Così, così, qua. Poi ci mettiamo del marrone però, eh. Sì, qui. Oh, ho colorato un pezzo di gatto. Vabbè. Vabbè. Così, questo pezzetto qui, questo pezzetto qui. Voilà. Così. E lì, poi. Questo qui. Voilà. Tac. Vedete con quanta attenzione sto facendo questa cosa qua. Adesso poi guardo anche i messaggi, eh? Tac, che non sto guardando adesso. Quindi i commenti volevo dire, quindi se mi state scrivendo qualcosa non ho letto. Voilà. Qui andremo a sfumare tutto. Dovrei averle fatte tutte. Ecco qua. Allora, ricominciamo. Iniziamo a sciogliere semplicemente il colore che c'è qui. E iniziamo dall'alto.
Poi ci metterò un pochino di marrone, però intanto mi sciolgo questo. E poi deciderò quali coprire con il paper piecing. Voilà. E tiro un po' il colore così. Stessa cosa qui. Vedete quanto si scioglie facilmente? Sì, è proprio l'arancio zucca questo qua, però lo voglio scurire un pochino poi, quindi un pochino di marrone ce lo metto. Questo colore qua, tra l'altro, questo arancio è molto più facile da controllare che non il rosso che avevo usato prima. Quindi, meglio per me. Più facile. I mici di che colore li facciamo? Facciamo grigi, marroncini. Facciamo questo. Ok. Il nero è un altro colore che è il male ed è veramente difficile da controllare perché appena lo tocchi lui parte e va. Così. Ok. Nero arancio fa subito Halloween, sì, è vero. Allora, andiamo avanti di qua. Per chi si è connesso adesso, non so se avete sentito cosa ho iniziato il video dicendo che oggi non è una bella giornata perché, e parlo di gatti perché è andato a fuoco il gattile di Ro. E purtroppo sono morti, sono stati coinvolti in questo incendio tutti un centinaio. Quindi, il titolo del mio video è: oggi mi compro un paio di scarpe in meno, ma faccio una donazione, faccio una scelta di fare un gesto gentile. Pubblicherò poi il link per chiunque volesse unirsi per fare una donazione. Il gattile deve ricominciare tutto da capo, deve ricostruirsi, quindi potrete immaginare che la necessità di fondi sia veramente impellente. In realtà con questo arancio fa quasi tutto da solo, però un pochino di marrone dopo vorrei metterlo comunque. Opla. Lo tiriamo così. Ciao a chi sta arrivando adesso. Buttiamo un po' di colore. Voilà. Poi questa. Questa fetta qua, questa fetta qua. La zucca, tra l'altro, oltre a essere il simbolo di Halloween, i brilli. Voilà, è anche uno dei miei cibi preferiti, la zucca. I brilli si stanno asciugando. Questo sarà il pannellino della card. Sì.
Secondo me, finché abbiamo finito, è a posto. Saranno a posto, se no gli diamo una passata con l'embosser. Un attimo. No, 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 senza marrone non so stare, è uno dei miei colori preferiti. Poi adesso che è autunno possiamo sfruttarlo al meglio, non se ne parla proprio. Bisogna metterlo. Voilà. Abbiamo ancora qui da sciogliere. Voilà. E ci rimane l'ultima zucca. Ok, allora siamo arrivati qui, che tutto sommato non mi dispiace. Ah, ma manca quella zucca lì. Questa, me ne ero mica accorta. Tac. Quello è un micio. Ho colorato un pezzo di micio di arancio. Vabbè, quel micio lo faremo marrone, così si maschera un po'. Voilà. Qui vedete quanto facilmente si portano a spasso i tombo come colore, anche per chi non è molto esperto. In realtà è facile avere un risultato carino. A posto. Poi coloriamo i mici. I mici, allora, sicuramente potremmo farne qualcuno grigio, ma un grigio chiaro, una cosa così, e qualcuno di questo marroncino qui. Chiari chiari, non li farei troppo scuri perché sennò ci perdiamo il controllo. Allora, iniziamo. Le orecchie gliele facciamo rosa, tutti. Così. Colore fino lì. Anche questo omicino qui lo facciamo così. Corpicino, la zampina e la coda. Voilà. Ok. E facciamo tre marroni e uno grigio. Questo è tutto sbavato di arancio, ma adesso lo sistemiamo. Prendiamo il grigio. Sì, Mir, oggi bisogna. Stavo dicendo che mi compro un paio di scarpe in meno e faccio una donazione al canile di Ro, al gattile. Visto quello che è successo, posso fare a meno di un paio di scarpe e do una mano. Dicevo che magari qualcuno vuole unirsi a noi, no? Mir, magari una fustella in meno e abbiamo fatto un bel gesto. Basterebbero 10 euro a testa e avremmo già raccolto una bella cifra. Che dici, Mir? Voilà. Adesso, Miranda, porta pazienza, lo faccio per una bella causa, non guardare come coloro. Poi, insomma, ti aspetto per un corso qua, così magari imparo anch'io. Allora, facciamo tutti i mici marroni. Così. Ok. Qui devo mettere un pochino più d'acqua, scusate, ok.
Eccolo qui che viaggia bene il colore. Esatto. Dopo metto il link assolutamente, lo condivido anche con la foto della card finita, per chi volesse fare una donazione. Bastano 10 euro a testa. Non servono grandi cifre da ciascuno, dobbiamo solo essere in tanti, quindi poi se mi vorrete aiutare a condividerla questa cosa, ve ne sarò grata. Sì, è una bruttissima notizia. Capitano anche quelle nella vita di tutti i giorni se non sei Stephanie Forrester. Voilà. Facciamo quelli grigi. Magari poi aggiungo delle ombre su questi qua marroncini, perché sono venuti un po' pallidini. Adesso sto maltrattando il pennello, però Mir, non mi sgridare. C'è sicuramente troppa acqua, ma vabbè. Ok, poi. Anzi, Mir, se vuoi mettere già tu il link nei commenti. Se sei comoda, se sei ancora lì. Ok, questo mi è andato un po' fuori il grigio, ma vabbè. Ok, più o meno ci siamo. Ho finito il blender e quindi per ora sto usando il mio solito pennellino. Allora facciamo questi che non so come si chiamino, delle zucche. Oddio, come si chiamano? La cima? Il gambo. Guardate che qua mi è sfuggita questa zampina. Io uso la carta Canson, che per me va bene, non ho grosse pretese, non sono neanche molto esperta a dire il vero, quindi insomma. Però diversi insegnanti ce l'hanno fatta usare qui durante i corsi, trovo che sia bella, sia facile da usare, il colore si stende bene, si muove bene, anche per chi fa pasticci come me. Così. Voilà. Ah, lì c'è un pezzetto di zucca che ci siamo dimenticati. I piliculli, mi sembra. Il picciolo, brava, giusto? Poi facciamo cercavo del caffè, ma orecchie. state Troppo cambiando rosa. genere di. Questo qui è un orecchio arancione, ma non importa. Va bene così. Voilà. Ok, se fossi brava potrei anche fare le guanciotte, ma non lo faccio. Dobbiamo aspettare che il colore sia asciutto? Sì, teoricamente sì, io butto colore, quindi non sono particolarmente brava, però sì, in realtà bisognerebbe attendere che il colore sia ben asciutto sotto. Voilà, poi quell'uccellino lì, vediamo, lo facciamo giallino. Lo coloro tutto così. E
E gli facciamo il becco arancione. Tutto sommato, proviamo a tagliare un paio di queste zucche qui e vediamo se è il caso di fare il paper piecing. Dunque, avevo le mie forbicine qui e non le trovo più. Userò queste grandi di Timolz che sono un po' tanto grandi, ma in mancanza d'altro me le faccio andare bene. Allora, proviamo a tagliare questa. Guardate, proviamo a tagliare questo pezzetto qua. Qui ci sono le zampine. Altra zampina, certo che le altre forbici sarebbero state meglio. Ma vabbè, nel marasma di quello che ho sul tavolo, chissà dove sono finite. Voilà. Cosa ne dite? Sì, è carina, ne faccio un altro paio quassù, magari. Per esempio, potremmo fare queste altre tre, così sono simmetriche. Facciamo queste tre, così quella la lasciamo. Ma proviamo a fare queste qua. Allora, voilà qua, così. Questo picciolo lo teniamo fuori. Così, micio. Tagliamo così e vediamo se ci sta bene. Proviamo. Direi che mi piace. E quindi possiamo incollarlo. Possedevo la colla nuvo da queste parti, ma vediamo se questa funziona. No, devo contrassegnarla quella che sto usando perché non la troverò mai più adesso in mezzo a tutto questo marasma. Vediamo un po'. Eccola qua. Allora, incolliamo. Poi coloriremo i picciuoli di marrone anche sulla carta patterned. Voilà. Ok, prendiamo il pennarello. Voilà, e lo facciamo. E qua. Ok. E questo è quanto. Potrei provare adesso un pochino di marrone più scuro qui, che potrebbe, si potrebbe pensare di fare così. Prendere il nostro pennellino con un po' d'acqua e fare questo. Voilà, poco, poco, poco. Ecco, meno di così. Poco poco poco. Sì,
Sì, ci sono, adesso ve li posto poi, ci sono gli estremi sull'appello che hanno fatto, c'è proprio l'IBAN per fare il bonifico. Io farò un bonifico, ognuno se vuole può fare il bonifico della cifra che crede, tanto ogni euro è utile, sarà sicuramente un grande dono. Adesso ho sbavato dall'emozione qua. Oh. Adesso faccio una cosa che non si dovrebbe mai fare, cercare di riparare agli errori di colorazione. Vabbè, più o meno. C'è ancora andata bene, va. Ok. Ok, oscuriamo un briciolino anche lui. Sono anche i nasini. Rosa. Grazie Antonella. Perfetto. Con questo rosa qui ci ripasso anche le orecchie. Questo è il 703. Ora, la mia colorazione non è magnifica per niente, però questo qui è un orecchio arancione perché ho sbagliato colore, fate voi. Voilà. Ok, vediamo i nostri brilligella a che punto sono. Aspettate che metto solo via tutti il tombo. Voilà. Allora. Sono praticamente asciutti, guardate quanto sbirluccicano. Quindi non ci rimane altro che comporre la card, così poi decidiamo per il sentiment che non avevamo ancora messo. Spostiamo questo, puliamo qui. Allora, innanzitutto tagliamo il pannellino della card. Vado a caso e poi lo misuro. Voilà. Questo è quanto, e adesso dobbiamo tagliare questo pannellino qui. Ne tagliamo un pezzetto di modo che si vedano le zucchette. Allora, questo alla fine è venuto 12 e mezzo per 8 e mezzo, quindi potremmo farlo un 9 e mezzo per 13 e mezzo. Ritagliamoci intanto questa zona qua. 8 e mezzo per 13 e mezzo. Potremmo anche centrarlo un pochino di più. Facciamolo 10 per 15 e vediamo che cosa viene fuori. Allora, non ho voluto premere tanto. Ok, tu sei, facciamo 10. Taglio a metà di modo che si veda poi il pattern. Ok, facciamo 15. Voilà. E questo lo incolliamo sopra così. Allora, prendiamo lo spessorato. Ops, scusate, aspettate che prendo lo spessorato. Voilà. Allora, attacchiamo il pannellino. Ok.
Vediamo se riesco a metterne un terzo. Grazie anche a te, Mir. Voilà. Ok. Spellicoliamo. Ok. E incolliamo il pannellino. Ok, adesso questo lo incolliamo su una card più grande, in modo che si possa poi aprire. Prendiamo del cartoncino bianco, mamma mi passi un foglio bianco di Tommaso di quelli là? Allora, questo qui è un 10x15, quindi lo facciamo 16x21, quindi 16, scusate, no? 16 per 11, quindi 22, 16 per 22. Allora, voilà, 16 per 22 e pieghiamo 11. Intanto stiamo imbrillando la qualunque. Voilà. Questo lo incolliamo qui così e la nostra card è fatta. Mettiamo ancora, ah, no, ci va il sentiment a cui non ho pensato minimamente, ma adesso ci ragioniamo. Intanto incolliamo questa e vediamo che sentiment ci sono su questo timbrino. Voilà. E lo teniamo fermo un secondo. Intanto i brilli sono praticamente asciutti. Non sono asciuttissimi dove sono stata un po' più spesso, dove ho mantenuto lo strato un po' più spesso. Però oggi riguardavo, stamattina Facebook mi ha proposto i ricordi di 3 anni fa, di quando eravamo in viaggio con Miranda, e oggi 3 anni fa eravamo a Salem, piena di zucche. E quindi questa card nasce un po' dal connubio di tante cose, no? Vediamo i timbri che ci sono sul sentiment. Voilà. Sending you piles of pumpkin smiles. Sì, potremmo fare un bannerino da attaccare qua. Adesso lo timbriamo qui. Per esempio, adesso prendiamo il timbro che ho lasciato qua. Colorato benissimo solo perché è da lontano e non si vede bene, ma guarda. Non è proprio colorato bene, anzi, adesso mi sta venendo l'ansia. Riprendiamo un secondo il pennellino. Cioè, colorato proprio male. Però da lontano, diciamo, da lontano sembra bello, non ridere. Mia madre mi prende per i fondelli. Da lontano, sì. Sì, da lontano. Da lontano, sì. Da vicino, no. Stai buona, te. È per una buona causa questo biglietto, non serve che sia bello. No, voilà. Allora. Poi magari pulirò anche la platform prima o poi. Ok, tiriamo via questo e voilà. Voilà, e prendiamo questo e lo timbriamo qui. E poi ci facciamo un bannerino, una bandierina semplice semplice da mettere lì in basso. Magari non con questo, eh. Ok, e usiamo lo stesso inchiostro che ho usato per timbrare, che è il Versa Fine Clair Color Pinecone. Adesso lo tagliamo. Wow, non è successo niente. Tac. Ok, tagliamo.
vorrei fare la codina qui. Per fare la codina o la faccio a mano, sì, la faccio a mano, così. Da rifilo un briciolo ancora sia da un lato che dall'altro, un paio di millimetri, in modo che sia un pochino più sottile. Così, e la mettiamo qua. Ok, ci mettiamo un pezzettino di spessorato e così sta su da sola. Va che fortuna. Lo mettiamo qui così. Voilà. Qui dentro abbiamo un altro timbro che dice, l'ho aperto qua, che dice Hello Pumpkin. Potremmo quasi quasi fare anche, abbiamo questo bellissimo stencil qui. Vogliamo approfittarne? Facciamo due zucche. Facciamo due zucchette. Potremmo. Vediamo un po'. C'è un oxide che si chiama proprio Carved Pumpkin. Se adesso lo trovassi, eccolo qua, va che fortuna, quindi è destino. Potremmo fare due zucche. O anche solo qui, nella zona alta, di incorniciarne una parte. Prendiamo un blending tool. Dico che non pianifico, per quello sto per prendermi tutto. Non pianifico niente. Allora, spostiamo di nuovo la taglierina un secondo. Allora, cerchiamo di prendere questa fascia qua. Quindi, se io fossi furba, mi prenderei il nastro di carta che non vedo. Vedi mica il nastro blu, mamma? Il nastro blu, lo vedi? Perché poi intanto oggi stavo lavorando anche un'altra cosa. Ok, chi indovina cos'è? Intanto che noi cerchiamo il nastro. Lì non c'è da quella parte del tavolo? No, vabbè, faccio a mano, senza, sicuramente, ma non so dove. Ah, perfetto, ok. Allora, copriamo quello che non ci interessa. E direi, è un tappo, sì. Chissà cosa sto facendo. Voilà. Così. È un tappo di sughero imbrillato con i brilli gel. Chissà cosa sto facendo. Prendiamo il Carved Pumpkin. Non è per niente bello questo colore, no? Prendiamo anche un marrone. Vediamo cosa ci arriva per fare qualche sfumatura un pochino più scura. Adesso sto guardando nel cassettino dove ho tutti gli oxide. Il primo marrone che mi capita a tiro lo prendo. Ovviamente non me ne capita tutti gialli. Voilà. Arriverà. Eccolo qui. Un vintage photo. Perfetto. E ci ripasso sopra. Vado con questo stesso colore, non importa.
che sembrerà che non abbiamo fatto niente, però guardate. Ah, ho sporcato anche la card, ma non importa, con le dita. Fa niente, facciamo finta che sia pulita. Qui possiamo anche attaccarci un pannellino di quella carta arancione se proprio vogliamo coprirla. Io qui farei la timbrata dell'altro sentiment che ci ha avanzato. Questa card non la regalo perché è tutta sporca. Però potrei anche staccarla, no, ormai non posso più staccarla, quindi ce la teniamo così. Allora, prendiamo. Voilà. Mettiamoci questo sotto perché anche quello non è pulitissimo. E prendiamo l'altro sentiment. Questo lo mettiamo via. E l'altra, la plancettina, dice semplicemente Hello Pumpkin. E lo mettiamo qui. Ciao zucchetta. In inglese si usa zucchetta come vezzeggiativo. Qua no, però ce ne infischiamo. Qualche spatascio, potremmo fare qualche macchiolina, sì. Potremmo. Vediamo che cosa abbiamo qua per fare le macchioline. Vabbè, abbiamo il piano di Timolz che direi che per fare le macchie mi sembra più che degno. Prendiamo le calamite prima che... Voilà. Ok. Poi. Che ieri ho rimesso a posto il tavolo perché ci potesse fare il live Tommaso, quindi chiaramente non trovo più assolutamente nulla. Ma recuperiamo. Ok. È diverso l'effetto che c'è qua, se ci fosse, se avessi lasciato il mio piano. Oh mamma mia. Tommaso ieri non ha chiuso bene gli inchiostri. Sangue. Ho detto, oddio, ma questo rosso, guardate. Evidentemente non era chiuso bene. Vabbè, tutto a posto. Questo è il rosso, quindi c'è. My God. Sembra che abbiamo ammazzato qualcuno. Che non è un pensiero felice. Allora, aspettate che ripariamo questa cosa qui. Voilà. Almeno questa zona qua Bisogna è... allontanare gli effetti. Eh sì, quella allontana, adesso io qua finisco. Chissà se verrà via dalle Dalle mani sì. mani, dici, ma non ne sono tanto convinta comunque. Vabbè, Bravi, bravi. allora puliamo, mi servirebbe un... Ho qui un pezzetto di acetato, usiamo questo. Senza tappo. No, non è senza tappo. È chiuso male, che è diverso. Ok. E abbiamo fatto le macchie. Sì, ne abbiamo fatto anche una bella grande, per non perdere l'abitudine. Allora, questo qui lo lasciamo aperto ancora un secondo. Noi stiamo sistemando il rosso di Tommaso che penso si sia sparso. No, dimmi che non si è sparso su quell'etichetta. Allontana quelle lì. Quelle etichette lì, allontanale. Ok, ce la possiamo fare. Allora, questa è la card di oggi. Alla fine ci abbiamo fatto le macchie, non ci stanno neanche tanto male. Ok, allora vi ricordo che adesso finisco di sistemare qui, chiudo il live e vi metterò il link per fare le donazioni per il gattile, scusatemi, dirò. Lo ricordo ancora adesso, purtroppo questa notte è andato a fuoco il gattile, provocando la morte di tutti gli ospiti. E il gattile è da ricostruire completamente. Quindi, se qualcuno ha voglia oggi di rinunciare a un paio di scarpe, una fustella, un timbro per fare una donazione al gattile, noi vi diamo i riferimenti. Voilà.
E abbiamo usato, vi dico ancora, faccio questo elenco qua, poi se riesco ve lo faccio anche sotto il post. Abbiamo usato i Brilli Gel e lo stencil di Tommaso, il timbro della Newton Snook, tutti e due i sentiment, e lo stencil, e questi sono Oxide, abbiamo colorato con il tombo. La colorazione è penosa, ma se la guardiamo da lontano sembra quasi carina. Quasi. Per ora è tutto. Ci vediamo magari domani.